Salve a tutti! Oggi andiamo a vedere come pulire il nostro piano induzione. In questo caso io ho il piano induzione dell'Electrolux e vado ad usare la crema per la pulizia e protettiva proprio dell'Electrolux, che è questo prodotto qui. Un prodotto che non viene neanche tanto e ne basta pochissimo. In più, come dicono qui, crea un velo protettivo in modo che lo sporco non resti bloccato lì. Allora, per farlo è molto semplice. Andiamo a mettere un po' di crema, così, un po' sparsa. E poi con un panno umido vado a spalmarlo, così. Lascio un odore un po' forte, quasi di... non so neanche cosa dire. Allora, io di solito accendo la ventola di aspirazione. Vedete che si è creata una patina bianca? Adesso lo lasciamo agire per un po' di secondi, in modo che lui sgrassa bene. Poi con un panno umido vado a ripulirlo e alla fine andremo a lucidarlo con un panno asciutto. Ecco, sono passati un po' di minuti. Ora andiamo a togliere la patina che ha lasciato, così. Vedete che già sta diventando bello lucido. In caso potete vedere altri video che ho fatto sul piano induzione, come usarlo, come si usa la tastiera. Ve li lascerò qui in descrizione. Ecco. Qui è un po' più... un po' più sporco, ma basta far così. Io non uso altri sistemi se non l'ecosistema dell'unghia. Ok, vedete che già è venuto bello pulito. E adesso per lucidarlo, perché quella patina là è un po' tirata, con un panno morbido andiamo a pulirlo, così. Ed ecco qua il nostro piano induzione. Sempre movimenti circolari. Eccolo qua. Mi sembra che sia venuto molto bene. È molto semplice da usare. La crema ne basta pochissima e quindi penso che con un vasetto così, con un prodotto del genere che costa sui 9 euro, riusciate a fare tranquillamente un anno. Se pensate ai piani a gas con tutti i loro passaggi di acciaio non acciaio e quanto tempo ci si mette, qui ci abbiamo messo veramente pochissimo. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, fatemi crescere per cortesia e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.